Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Classe MC, piazza affari ancora sotto pressione, ma così come il resto delle piazze finanziarie internazionali. Un euro-dollaro invece che è all'interno della flag che ha costruito dopo la riunione della Banca Centrale Europea del 3 dicembre, si ripresenta all'appuntamento con Mario Draghi di domani di nuovo sotto in questa figura di congestione. Allora, colleghiamoci subito con Carlo Alberto De Casa. Carlo, mi senti? Forte e chiaro, buongiorno a te e ai telespettatori di Classe MC. Allora, Carlo, i mercati sono quasi sul punto, su un punto di equilibrio importante, essenziale. L'America ha chiuso a 1830 una figura di lungo periodo, ugualmente anche il FIB, che sembrava strano, diciamo sì, all'indice italiano, sembrava assurdo che tutto d'un fiato arrivasse a chiudere questa figura. Era plausibile anche una pausa di congestione, comunque in area 17,5-18 va a chiudere una figura che parte dal 2014. È un caso che proprio il giorno, a un giorno, il giorno che della riunione del governatore della Banca Centrale Europea, i mercati si presentano a questo appuntamento su un punto di equilibrio, come dire, se sbagli a parlare si scende ancora di più. Mi sembra una bella osservazione, quasi una provocazione se vuoi, penso che questa domanda se la stia facendo anche Super Mario in attesa appunto dell'incontro di domani. Siamo, come dicevi tu, su valori chiave, su un punto di equilibrio, su un valore cruciale per quanto riguarda i mercati, ma al tempo stesso anche sul fronte valutario ci sono alcune tematiche molto importanti. Penso non sia un caso, penso che le tempistiche in qualche modo siano studiate, sia anche una maniera di mettere alla prova Draghi in qualche modo per vedere quello che ci dirà domani, che poi un po' è la nuova incognita dei mercati. Sai, l'anno scorso si è vissuti sull'attesa per capire cosa sarebbe capitato sul fronte USA, sul fronte europeo. Adesso non è più l'attesa per il primo rialzo dei tassi di interesse dal fronte americano o se c'è o no il quantitative easing europeo, ma è per vedere come si evolve il rialzo dei tassi di interesse e invece come si evolve la politica monetaria di Draghi nei prossimi mesi. Allora, altra questione, Carlo. Ci troviamo statisticamente queste discese a livello settimanale, ci sono state solo nell'1,6% dei casi, dal partire dal 1998 ad oggi. Su base settimanale ci troviamo nello 0,8% addirittura. Quindi su statistiche davvero straordinarie, su casi statistici davvero straordinari. Solitamente il mercato quando fa questi scivoloni così grossi o si trova dinanzi a un fallimento, a un default di qualche azienda importante, quindi a cascata, oppure, che ancora deve essere noto e deve emergere sul mercato, oppure davanti a una recessione, all'inizio di una recessione. Quale dei due casi emerge? Come si giustifica questo, dal punto di vista fondamentale, questo calo così esagerato? Ma ecco, allora tu hai parlato di calo esagerato, esagerato già è una parola che presuppone che stiamo andando oltre quelli che reali sono, che sono realmente gli obiettivi che lo giustificano, insomma, le cause che lo giustificano, e questa può anche essere una delle ragioni di questo caso, cioè il fatto che effettivamente si stia picchiando un po' troppo sull'Italia più di quello che in realtà si dovrebbe. Questo è da verificare, insomma, lo vedremo nelle prossime sedute se tutta questa attenzione verso i bancari italiani sia o meno giustificabile. Le tematiche sono parecchie, può essere anche un anno all'insegna della volatilità, perché così come l'indice italiano è crollato, sul fronte inglese la sterlina sta performando veramente, veramente male. Io non vedo nuove, almeno da un punto di vista personale, però non penso che ci sia in arrivo una recessione tremenda, almeno non vedo ancora i presupposti per una nuova tempesta perfetta. Al tempo stesso vedo una serie di elementi che destano preoccupazione, non poca. Arriviamo anche da un ciclo di diversi anni di rialzi, quindi siamo ancora in una fase in cui questa potrebbe essere una correzione, una vistosa correzione, ma non ancora questo crollo, questa situazione tremenda che va Bene. paventandosi in giro. Rossella, uno degli epicentri, Rossella Gargantini, intanto do il benvenuto. Buongiorno Grazie, Rossella. buongiorno a tutti. E allora, uno degli epicentri, di questa crisi finanziaria era fino a qualche settimana fa considerata la Cina. Sì,
Sì, diciamo di sì, il rallentamento che la Cina sta evidenziando nel suo passo di crescita. E questo è stato da più parti considerato uno dei fattori di destabilizzazione dei mercati finanziari. Diciamo che comunque la Cina, pur mostrando un rallentamento, sembra al momento non presentare uno scenario di brusca frenata, proprio di una forte caduta frenata, anche di una forte frenata, perché la banca popolare cinese, quindi le autorità monetarie cinesi, hanno comunque gli strumenti per contrastare un'eventuale forte caduta dell'economia, e abbiamo visto che ogni giorno le stesse autorità sono intervenute, vuoi per frenare il forte svalutazione del renminbi, e vuoi per spingere sulla crescita dell'economia iniettando liquidità e adesso anche paventando la possibilità di un taglio dei tassi a breve. Quindi diciamo che a livello probabilistico escludo una forte frenata dell'economia cinese per quest'anno. Quello che pesa sui mercati è questo forte indebolimento del petrolio, e che racchiude in sé una natura sia dal punto di vista elementi sia di natura strutturale sia di natura tecnica. Strutturale perché abbiamo visto un nuovo player sul mercato che è l'Iran, e che aggiungerà quindi si aggiungerà dal lato dell'offerta e porterà quindi un nuovo aumento di petrolio sul mercato, e dall'altro abbiamo visto anche la rottura di supporti tecnici importanti e psicologici, quali la quota di $30 al ecco barile. Rossella, chi contesta l'attendibilità dei dati cinesi, tu a costoro cosa rispondi? Allora, non ho la controprova per dire che questi siano perfetti o meno. Diciamo che comunque le autorità cinesi stanno cercando di aderire agli standard internazionali. L'inserimento della valuta cinese all'interno del paniere dei diritti speciali di prelievo e l'ingresso della Cina anche nelle istituzioni finanziarie internazionali, quale successivo passo, spingerà la richiesta di uniformare praticamente gli standard di rilevazione delle statistiche cinesi a quelli internazionali. Dall'altro lato diciamo che dei dubbi sorgono anche sulle economie avanzate quando vengono pubblicati certi dati, per cui questo è un po' diciamo che è un po' un elemento sul quale è difficile avere la sfera di cristallo e dire sì, questi dati sono corretti o meno. Bisogna fare un po' un atto di fede. Di certo ci sono dei dati oggettivi che sono rappresentati comunque dalle alte riserve che la Banca Popolare Cinese ha, seppure in contrazione, che garantiscono un cuscinetto per la banca per difendere la propria moneta e per poter intervenire sui mercati, oltre a un quadro generale di tassi di interesse più alto che può far sì che la Banca Popolare Cinese possa andare a abbassare i tassi, cosa che invece le banche delle economie avanzate, avendo già fatto, si trovano con tassi prossimi allo zero oppure addirittura in territorio negativo. E quindi questi sono elementi che mi fanno pensare che comunque delle cartucce in più da spendere per stimolare l'economia cinese le autorità ce le abbiano, e questo potrebbe creare un supporto. Lo scenario è quindi dare fiducia praticamente alla possibilità che le autorità cinesi possano spingere le leve nel modo desiderato. Il caso contrario, quindi lo scenario avverso, sarebbe praticamente quindi uno scenario che coinvolgerebbe una forte discesa del mercato cinese con ripercussioni quindi praticamente a cascata in prima battuta sui suoi competitors dell'area, ma poi a livello globale consideriamo che la Cina è la seconda potenza economica mondiale, e quindi probabilmente uno scenario di recessione, quindi di inviluppo di tutti i mercati finanziari. Bene.
potrebbe accadere in questo, sotto queste condizioni. Quindi, tra virgolette, dobbiamo tifare che la Cina riesca a sostenere e a proseguire nella sua politica di discesa lenta eventualmente della moneta cinese, comunque di sostegno ad una tenuta dell'economia. Grazie. Allora, grazie Rossella per essere stata con noi. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e proseguiamo subito dopo.